Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo. All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: Alzatevi e non temete. Alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: Non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Mi piace molto la festa della Trasfigurazione, festa di grande luce e di speranza. Gesù, poco prima di salire a Gerusalemme, dove vivrà i giorni della passione e morte, porta sul monte Tabor tre dei suoi apostoli e lì appare in tutta la sua divinità. Probabilmente questi suoi amici sono piuttosto avviliti, forse cominciano a dubitare, hanno bisogno di un'iniezione di speranza e di fiducia, necessitano di barlumi di luce. Sì, questo diventa un episodio di luce e di gloria in netta contrapposizione all'agonia dell'orto del Getsemani che vivranno di lì a 40 giorni. Gesù perciò vuole offrire ai tre un antidoto che fortifichi in loro la fede e la speranza durante la terribile prova della passione. Ecco, credo che la trasfigurazione sia proprio questo. Nel buio della vita è un raggio di luce che invita a cogliere il senso profondo delle cose. È la bellezza della parola di Dio che d'improvviso illumina le tenebre della paura e dello scoraggiamento e aiuta ad interpretare la storia alla luce della vittoria pasquale. Quanto ne abbiamo bisogno anche noi oggi. Mi piace rileggere questo episodio contemplando come viene rappresentato comunemente nelle icone bizantine. L'immagine è sempre tagliata in due, si sviluppa su due piani, uno superiore e l'altro inferiore. Come raccontato nel brano evangelico, nel piano superiore sono raffigurati Gesù con Mosè ed Elia. Mosè, alla sua destra, solitamente ha il volto giovanile. Sta scritto, infatti, che gli occhi non gli si erano spenti e il vigore non gli era venuto meno. L'amico di Dio, pur nella vecchiaia, è rimasto immutabile nella bellezza e invita tutti a guardare qual è lo splendore che per tutta la vita ha illuminato il suo volto. A sinistra Elia, rappresentato invece con i capelli e la barba lunga, profeta che ebbe il privilegio di vedere il Signore in un modo che rimane tra i più suggestivi e poetici della scrittura, indica il Salvatore. Mosè, il grande legislatore, ed Elia, il profeta zelante che fece osservare la legge, entrambi mostrano in chi hanno riposto tutta la loro fiducia. Poggiano saldi sulla vetta rocciosa del monte e come figure imperturbabili si chinano con ossequio verso Gesù, il figlio del Dio vivente, l'amato nel quale il Padre ha posto il suo compiacimento. Mosè ed Elia, i due uomini che hanno parlato viso a viso con l'Altissimo, ora vedono e conversano con Gesù, il Dio con noi, la parola fatta carne visibile. Nel piano inferiore, travolti dalla luce emanata dal Cristo trasfigurato, ci sono i tre testimoni dell'evento, Pietro, Giacomo e Giovanni, agitati e atterriti dalla visione folgorante rappresentata dai raggi che li colpiscono. Gesù nel centro, ritto sullo spuntone più alto della roccia, là dove finisce la terra e comincia il cielo.
è contemporaneamente tutto dalla parte di Dio e tutto dalla parte dell'uomo. È nel mezzo di una nuvola sferica il cui nucleo è più scuro e poi in maniera concentrica diventa sempre più chiaro fino al bianco splendente. Gesù dunque sta in piedi nel cuore della tenebra, non gli sarà risparmiato l'odio, la violenza, il dolore e la morte, tenebra che però, grazie a Lui che c'è stato dentro con noi e per noi, diventa un buio luminoso. La visione del Tabor è stata breve, Marco lo sottolinea con poche ma incisive parole. E subito, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù, solo con loro. Gesù resta quello che era, e gli apostoli al momento non comprendono, ma custodiranno nel cuore questa luce di eternità che poi ci hanno trasmesso. Signore Gesù, porta anche noi in cima al monte e mostraci la tua luce che brilla nelle tenebre. Negli anfratti più oscuri della nostra esistenza, illuminaci con la tua misericordia, il tuo amore, la tua parola. Trasfigura ogni esistenza e liberala dalle tenebre. Di penombra in penombra dischiudi nell'esperienza della trasfigurazione la nostra vita, così che venga investita di quella luce che credevamo perduta, inghiottita nella notte della nostra dimenticanza, della nostra poca fede, del nostro dolore, del nostro sconforto. Mostraci il tuo volto luminoso, aprici gli occhi abituati a vedere solo la nostra realtà misera e mortale, aprici gli occhi incapaci di eternità, così che possiamo scorgere la tua luce e la tua bellezza anche nei volti sfigurati e abbruttiti dalla storia. A noi, trasfigurati dal tuo amore, donaci la fiducia di sentirci di nuovo cercati, desiderati, anche nelle brutture della vita. Portaci sul Tabor, così che anche noi possiamo sentire il Padre che ci chiama figli amati.